Tutti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui non per sponsorizzare la pella, non vi preoccupate. Oggi siamo qui perché vi voglio fare un video che non mi è stato richiesto, ma che io mi sono segnata su questa lista. Quindi guardate qui quanti video che ho in programma. Ne ho tantissimi, quindi sono felicissima di registrarli tutti. Allora, oggi vi voglio fare il video Mi trucco con i trucchi di mia mamma. I trucchi di mia mamma sono tutti in questo borsello. Si possono contare i trucchi di mia mamma. C'è una cucchia, vabbè. Comunque, stavo dicendo, si possono contare i trucchi di mia mamma. Ragazzi, ma non lo so perché. Se lo verrebbe a sapere, si arrabbierebbe perché dice: Vittoria, io ho già poca roba. Tu ne hai centinaia e centinaia, vieni ad usare pure la mia. Si arrabbierebbe un pochino, però vabbè. Io gli dico: mamma, mi devo fare un video su YouTube. Comunque ne ha pochissimo. Incominciamo. Diciamo che devo parlare un attimo. Vabbè, non vi preoccupate comunque. Godetevi il video. Se ci sarà qualche scena epica, buon per voi, perché le mie scene epiche sono favolose. Io vado a tenere questa crema della Perrier, giusto per idratarmi un po' il mio visino. Vabbè, ancora tutto ok. Ne vado a segnare giusto poco perché l'ho stesa stamattina prima di andare a scuola, quindi non credo che io abbia tutta questa pelle irritata. Secondo me è meglio così. No, va bene, le accese tutte e due. Ok, ho steso la crema idratante, poi andiamo a stendere questa crema BB Cream di Kiko. Mia mamma non ha spugnette, non ha niente, quindi ci toccherà andarla a stendere con le mani. Poi non ha una cipria. Oddio mamma, non hai niente, ma veramente, ma come si fa? Cioè, stende tutto con le mani. Cioè, sta cosa è pure finita, cioè. Io veramente nelle perché allora ora vi dico le cose che erano mie, ci sono il borsello di questa qua, vabbè, se l'è comprata lei, cioè con le mani, cioè, ma io adoro, guarda, tutta con le mani, mamma, I love you mani, cioè poi praticamente non è nemmeno la mia colorazione, quindi mi devo pure arrangiare perché mia mamma è pure più scura di me, quindi tutto ok. Vediamo se si vede meglio così. Pratica questo, il risultato. Vabbè. Va bene. Ora non ha una cipria, ma veramente. Allora, non ha una cipria. Allora, questo qui l'ho regalato io, della Rimmel. Finitissimo, talmente che gli è piaciuto a mia mamma. A me non piaceva così tanto. Questi due gliel'ho regalati io, della Costa. Però la roba che gli regala mia mamma la usa. Questo gliel'ho regalato io. Vedi, questo che cos'è? Sì, gliel'ho regalato io perché era troppo scuro per me. Non lo mettevo. Poi credo, questo qui, no vabbè, questo qui era suo, poi me l'ho preso io. Poi, visto che a Natale mi hanno regalato tantissimi mascara, io non riesco a recuperare. Visto che a Natale mi hanno regalato un mascara, io già ne avevo tre, ho detto perché non facciamo beneficenza a mamma, cioè che non so nemmeno se la fanno ancora sta collezione di Kikosi. Poi c'è questo qui, credo, della Christian Dior qua. Che l'ha strausato, cioè. Poi l'odore. Troppo carino, vabbè. Allora, stendiamo un po' di terra con questo pennello della Kiko. Cioè, in pratica, questo pennello era insieme, andava insieme in pratica. Solo che forse si è rotto. Poi questo pennello mia mamma non lo lava da... Da quando l'ha comprato. Si
se proprio ci vogliamo spiegare. Cioè, ahia, fa pure male sto pennello della... Ma io mi aspettavo che erano sporchi, ma non che facessero pure male. Allora, io vi voglio dire che io dopo questo trucco non scendo, ovviamente, perché non potrei mai scendere. Cominciamo così, quindi scordatelo che Vittoria, che incontrate Vittoria così, perché non potrà mai capitare. Va bene, comunque, ho messo questo. Questo qui sarà molto video epico. Quindi, ok. Vogliamo vedere il risultato? Ma vogliamo vedere il risultato? Ma vogliamo vedere il risultato? Ora l'abbiamo messa. Cioè, io credo che questo video dura 6 minuti perché non c'è già più niente da mettere. Mettiamo questo ombrettino, facciamo uno smokey high. Con solo questo ombrettino della Kiko e con questo pennello. Ci vediamo. Allora, con questo pennello mi sono trovata malissimo. Era grande. Poi c'è questo rosa. Cioè, guardate qua, sembra così nero, così blu, così un grigio. Alla fine è questo. Cioè, non lo so, voglio della scadenza. Non c'è, comunque sono questi qua. Cioè, veramente, mamma! Allora, cioè, io le cose gliele regalo io a mia mamma, quindi... sono quella che ha più trucco. Poi io voglio andare a prendere questo e lo voglio mettere sempre sulla palpebra, giusto. Questo qui invece è molto più bello perché questo qui mi è piaciuto tantissimo anche a me. In passato, quando non avevo del trucco mio, io usavo quello lì di mia madre, questo qui era il top. Era proprio il top. Ma veramente il top. Vediamo. Poi vado a stendere sempre questo qui di Kiko, a parte che io un po' da qua, un po' da sotto, giusto per dare un effetto un po'. Mi piace. Andiamo a trasportare un po' sopra, non so se mi vedete, era di borsello. Perché io mi sposto sempre di qua perché c'è io lo specchio, quindi per questo motivo. Non perché mi piace spostarmi di là e fare palestra, perché io adoro fare, cioè odio fare palestra. Ho detto adoro. Chi me l'ha fatto dire? Ma chi? In pratica questo video doveva durare 5 minuti perché mia mamma non ha un prodotto labbra. Sta durando 3 ore, visto che queste qui ce le ho anche io, mi troverei bene. Io voglio usare una cosa mamma. A parte che c'è il mascara, quindi arrangiamoci. Questo qua della Rouge. Per mia mamma ha poche cose, ma le poche cose che ha le ha buone. Cioè, voglio dire. Allora, voglio dire che io non amo fare palestra. Ora ve lo voglio dire. Mettiamoci così, tanto mi vedete. Allora, io ora vi spiego la mia situazione di perché non faccio un video dove vi metto direttamente qua. Questo sarà il video dove ci sarà un cambio di posizione molto improvvisato. Yeah. Sì, raga, perché non ce la facevo più, cioè... dovevo spostare, poi dovevo rivenire, mi dovevo spostare, poi dovevo rivenire, cioè, basta. Poi, uno, vedo anche meglio. Secondo, parlo meglio con voi, quindi, ok. Ci sedo io là, mi alzerò le palle. Questo mascara... questo è il risultato finale del mio mascara. Ora non ci resta che il rossetto. Io ho deciso di andare ad applicare questo qui rosso della Kiko, che non si sa se sarà scaduto.
No, dai, io credo di no, vabbè. Andiamo ad applicare. Questi qui sono durissimi, tipo come quelli della MAC. Diciamo che questo trucco non mi dispiace, perché alla fine il trucco non è brutto di mia mamma, solo che poco. Cioè, no, io non mi sono fatta le sopracciglia, non ho messo un ombretto decente, non ho messo una cifra, non ho messo un fondo tinta, ma una semplice BB cream del K. Quindi c'è... Eccole. A me piaceva sempre questa rossetta rossa, quindi... Per me questo qui mi dà sempre l'impressione di assomigliare al Robby V di MAC, che è un rossetto. Che però non ho. Eccolo qui. Vittoria non può mai non baciare l'illuminante, visto che se bacio questo qui, mia mamma mi fa pezzettini. Andiamo a mettere così. Vi assicuro che mia mamma se ne accorgerà di sicuro che ho preso i suoi trucchi. Di sicuro, se non apre la porta ora... Ecco il mio risultato finale, quindi... Va bene. Ok ragazzi, questo è il mio risultato finale. Ma noi dobbiamo fare i capelli, perché ora ho questa bruttissima pinzetta. Allora, ci abbiamo messo tipo una cosa di 10 minuti a realizzare questo make-up. Quindi ve lo consiglio, anche se con pochi trucchi sono riuscita a creare comunque una cosa molto simpatica. Scusatemi ragazzi. E ciao! Non si vuole bloccare? Ciao! Ciao!